Allora, Luca Cacioli, iniziamo dalla partita di mercoledì contro l'Arzignano. Direi che l'hanno già detto anche alcuni tuoi compagni, ma è stata una risposta direi perfetta anche a quella che era stata un po' l'ultima partita del 2015, dove forse magari anche l'atteggiamento non era stato lo stesso che poi abbiamo visto mercoledì. Sì, era una partita importante, la prima dell'anno, infatti insomma il Forlì è incappato su un pareggio al 93esimo, era importante partire bene contro una squadra che all'andata ci aveva messo in difficoltà. Credo che sia stata una partita combattuta, anche se insomma il risultato è stato rotondo, però noi siamo entrati in campo con un atteggiamento giusto e abbiamo rischiato poco, abbiamo avuto diverse occasioni da gol nel primo tempo già per chiudere la partita, quindi bene così. Tra l'altro, io lo ammetto, credo di aver passato metà partita a guardare la sfida tra te e Trinchieri, credo che ve le siete date a livello sportivo, ma di tutte, insomma, di santa ragione. Com'è stata la partita nella partita? Un attaccante importante per la categoria, l'ha dimostrato quest'anno già a doppia cifra, gli anni passati ha sempre fatto bene, insomma, onestamente nel girone d'andata era uno degli attaccanti che mi ha fatto, diciamo, più bella impressione, ecco. Quindi sono contento che abbiamo subito gol, è importante riniziare anche quel tema lì, che insomma gli ultimi tempi qualche gol di troppo, e soprattutto sul 3-0 non ci siamo rilassati e abbiamo concesso niente, ecco. E tra l'altro adesso mancano 18 partite. La sensazione, al di là di domande sul futuro, la Lega Pro, eccetera, eccetera, che prima bisogna anche conquistarla, la sensazione è che se il Parma metterà in campo questo atteggiamento fino alla fine della stagione non dovrebbero esserci grossi problemi. A livello di spogliatoio ci parlate, cioè parlate di questo, parlate anche un po' di quello che deve essere l'atteggiamento. C'è un po' tranquillità o semplicemente la coscienza dei vostri mezzi? No, siamo coscienti dei nostri mezzi, sappiamo anche che dobbiamo entrare in campo con l'atteggiamento giusto, perché se no siamo incontro a difficoltà. Ecco. Sono sicuro che siamo una squadra forte, ma anche le squadre forti devono entrare con l'atteggiamento giusto in campo, se no, come ho detto, si incontrano delle difficoltà. L'ultima da parte mia, si è ricomposta una coppia che tu conosci abbastanza bene, Ricchiuti con Pera, i punti di distacco sono parecchi. Tu che ci hai giocato, sono capaci di miracoli? Perché alla fine sarebbe, insomma, se il Delta Rovigo dovesse preoccupare il Parma, sarebbe che il Parma si è fatto il male da solo e loro hanno fatto un autentico miracolo. Io credo che noi siamo primi in classifica, dobbiamo temere solo noi stessi, insomma. I punti di vantaggio sul portatore sono tanti, però nel calcio tutto è possibile. Ho visto campionati anche, tocchiamoci, ma anche recuperati 12-13 punti, quindi dobbiamo stare concentrati, soprattutto in questi 2 mesi dove ci sono tantissime partite, sono 10 partite in 2 mesi, il campionato si decide in questi 2 mesi, secondo me. Ti hanno già capitati infortuni di questo genere in carriera? No, no, al dito no, però insomma niente di preoccupante, è una lussazione, quindi abbiamo fatto la lastra stamattina e non c'è nessun tipo di problema, ecco. Quindi non sarai una protezione in partita? E Sì, sono una protezione in partita. quella che è adesso? Sì. Dai, facciamo vedere così. Sembra una stupidaggine, ma che mi ha fatto anche Parlavi vedere. prima dei distacchi dei campionati. L'anno scorso, se non vado errato, voi avete chiuso con 12 punti di vantaggio proprio sul Rovigo. Mi pare. Che campionato è stato? Cioè, l'avete sofferto un po' più di quanto state soffrendo col Parma o è stato subito? Ma l'anno scorso siamo partiti malissimo, avevamo anche, tra virgolette, a un certo punto si era messa male anche a livello, insomma, non societario, però il presidente dell'intendente spogliatoio era, diciamo, non contento. Poi abbiamo fatto 10 vittorie di fila, poi abbiamo perso una partita con Reggio all'ultima del girone d'andata e eravamo a più 4, e poi dopo siamo ripartiti con 8 vittorie di fila e abbiamo ripreso il largo. Però, come ho detto, è difficile, è un campionato difficile. Secondo me quest'anno è anche più difficile questo campionato. Sono 4-4 realtà più importanti dell'anno scorso, e quindi sarà difficile arrivare a 13-14 punti di vantaggio, insomma. Adesso ti faccio la domanda delle mille pistole, che è questa. Qui si sta cercando, da Parma, ovviamente, di intuire quanti e quali giocatori sono già pronti per l'anno prossimo. Però, proprio parlando di questi nomi di giocatori, dico, il Rimini ha stravinto un campionato, poi l'asse centrale, Cacioli, Ricchiuti, Pera, non ci sono più. Come mai?
Ma Rimini è un po'... Non, posso... non è Parma, non è Parma. Cioè, non è che Rimini non è Parma. Diciamo lì, hanno, dopo quando si va in Lega Pro si sa che i costi sono, sono totalmente diversi, ecco. Quindi giustamente non potevano tenere tutti, tutti i giocatori, hanno fatto delle scelte, ho avuto questa fortuna, opportunità, questa fortuna di essere chiamato qua e anche se a Rimini, tra virgolette, mi avesse chiesto di rimanere e l'offerta economica mi sarebbe stata bene, sarei venuto a Parma lo stesso, ecco. No, no, certo, però mi viene a pensare che quasi quasi ci sono squadre più ambiziose in Serie D che non in Lega Pro. Sì, come ho detto, Lega Pro è... a livello economico è un salasso importante, soprattutto per anche Rimini che è una piazza importante, però non è che fa 4-5 mila persone a domenica, ci va 1500 persone, anche Ancona, anche l'anno dopo che ho vinto, sì, molti sono rimasti, molti sono andati via, è normale che a livello economico è una spesa diversa. Prima parlando di Trinchieri, hai detto che era uno degli attaccanti che ti ha impressionato di più nel giro d'andata. Mi puoi fare qualche altro nome di attaccante o anche di giocatori di altri ruoli, cioè che magari ti hanno un attimo sorpreso e hai detto guarda questo è bravo. Ma insieme è stato Trinchieri, è stato Turchetta del Forlì che mi ha impressionato, anche Nocciolini sta facendo molto bene, Manu anche secondo me non ha fatto benissimo, però insomma i numeri parlano chiaro. Credo che ci siano attaccanti di, insomma, di importanti, anche quelli dell'Alto Vicentino sono attaccanti importanti, io credo che molti potrebbero giocare in Lega Pro tranquillamente, ecco. Spostando invece un attimino l'attenzione sulla, sul campo, sulla partita di domenica, avete già cominciato a prepararla, a studiare l'avversario, che, cosa vi aspettate? Ma ci aspettiamo una partita, mi sento che sarà una partita diversa da quella di domenica, adesso ancora non l'abbiamo preparata, ieri abbiamo fatto scarico, oggi sicuramente il mister la preparerà sul campo e ce ne parlerà, ci aspetta un'altra battaglia, dobbiamo assolutamente continuare a fare tre punti. Perché si ha l'impressione, anche guardando le partite, come ti dicevo ieri, a me sembrano un po' tutte le stesse, cioè il Parma è molto più forte degli avversari, quindi alla fine è anche gioco facile, però con l'Arzignano non è stato proprio così, nel senso che nella prima mezz'ora avete trovato un po' di difficoltà. Apolloni diceva in sala stampa, dobbiamo capire meglio quando bisogna pressare alto, quando bisogna prendere alti gli avversari, bisogna agire da squadra, bisogna giocare tutti insieme. Come valuti questa osservazione? Sì, sono stati quarto d'ora e 20 minuti, un po' ci eravamo un po' allungati e sinceramente su questa ragione il mister, eravamo un po' allungati 20 minuti nel primo tempo, però è normale che durante l'arco della partita qualche momento di difficoltà c'è, però come ho detto abbiamo fatto 1-0, non l'abbiamo chiusa nel primo tempo, ci sta nel calcio che uno fa un errore o l'attaccante fa un errore gol e ti vai tra virgolette a mettere in difficoltà, ecco, quindi le partite come anche quella di domenica andrebbero chiuse subito il primo tempo, per dire, non è stato insomma tutto così facile come sembra. Perché secondo me la difficoltà maggiore l'avete avuta magari nella prima parte di gara, dopo un inizio incoraggiante i loro esterni si alzavano molto e costringevano Melandri e Sereni a fare un po' più di fase difensiva, forse là è mancato qualcosa. Ma come ho detto, durante la partita 90 minuti in attacco è difficile starci, saranno come in tutte le partite quei 15-20 minuti che si deve soffrire, siamo stati bravi a soffrire tutti insieme, gli attaccanti ci hanno dato una grandissima mano, infatti non ci hanno mai impensierito, ecco, questo merito soprattutto di chi sta davanti a noi, degli attaccanti centrocampisti che siamo messi un po' corti e abbiamo aspettato, poi dopo abbiamo delle qualità eccezionali davanti, insomma Baraglia e Melandri hanno fatto la differenza con i due gol, ecco. E se ti faccio l'ultima domanda da parte mia, come avete festeggiato il ritorno al gol del capitano? Intanto devo portare le paste, che è il primo gol in Serie D, quindi devo portare le pizze, le paste al campo, siamo contenti, ma ci teneva il pubblico di Parma, quindi speriamo che non sia l'ultimo, sia il primo di una lunga serie, ecco. Luca, senti, questo qua sembra un po' il Parma dei record, no? Il giorno di andata avete subito solo 9 gol. Da difensore puoi dire che potete battere insomma questo record? Ma intanto vorrei vincere il campionato, non mi piace dire il più veloce possibile perché sarei contento di vincerlo, poi i record sono belli quando si vince qualcosa, io penso, quindi prima l'obiettivo primario, poi saranno gli obiettivi secondari sia personali che di squadra, ecco, però l'importante è l'obiettivo primario. Grazie.